Dopo le dimissioni annunciate pubblicamente nella giornata di ieri con una lettera inviata alla stampa ai brisighellesi, parla Dario Laghi, ormai ex vice sindaco di Brisighella, rincarando la dose di accuse nei confronti del primo cittadino Davide Missiroli, un accentratore colpevole di lasciare poco spazio di manovra agli assessori. Un ultimo anno di convivenza difficile, conferma Laghi, che non esclude alla fine di scendere in campo a maggio per le elezioni amministrative o di essere disponibile per un altro mandato da assessore. Ovviamente in una giunta non più capitanata da Missiroli. Sua gestione che a me non piace, gli assessori devono poter lavorare, lui invece è un accentratore che decide e quindi non c'è molto spazio, almeno per quanto mi riguarda, nelle decisioni degli assessori. Qualcuno, diciamo a Brisighella, mi ha detto che eravate un po' separati in casa da un anno. Lei nel gennaio del 2013 pubblicò una lettera aperta sull'illuminazione di Fognano. Non solo Fognano. Sì. C'era Fogliano, c'era cosa come si chiama, Marzeno e San Martino, che ci sono dei lavori che adesso partiranno a marzo e è un contributo pervenuto dall'Europa per i rifacimenti degli impianti ormai obsoleti e quindi stanno lì e sono 3 anni che si rischia di perderli. E io ho cercato di accelerare, diciamo, gli interventi perché Fogliano, in particolare l'anno scorso, ogni volta che pioveva saltava l'illuminazione e salta ancora tuttora quella zona che è la zona torre dove dobbiamo intervenire. Dopo lì sì, diciamo che è stato l'inizio, però abbiamo collaborato fino a qualche mese fa. Fossero delle divergenze, è stato collaborazione. Dopo, quando gli ho detto che non sarei più stato sul fianco nel prossimo mandato, allora i rapporti si sono ulteriormente raffreddati e adesso praticamente sì. Ma come mai le dimissioni a pochi mesi dalla fine del mandato? Perché oramai eravamo arrivati a un punto che io lì non facevo più niente. E la grana del Pontelungo è forse quella più spinosa che ha incrinato i vostri rapporti? La grana del Pontelungo, lui è stato, diciamo, tra virgolette, sul debole nei confronti della provincia. E ha dato e ha chiesto risposte alla provincia stessa. E quindi, secondo me, era io così, dando le battute, che poi battute nel senso che per inserire il porto, che io e te ci dobbiamo ancora a settembre. Dovremmo piantare la tenda davanti alla provincia per attirare un po' l'attenzione perché i lavori si accelerino e vadano più veloci. Quindi adesso non per dire la tenda davanti alla provincia, per dire dobbiamo fare qualcosa in più, essere più forti nei confronti della provincia. Invece ha cercato di mediare la questione. E da 3 mesi che dovevano tenere chiuso il ponte, siamo arrivati oramai a 9. Ma pensa che si candiderà anche contro, diciamo, l'attuale sindaco nella prossima tornata elettorale, oppure il suo è un ritiro definitivo? Il momento sono sicuro di non stare con Davide Missiroli. Poi adesso vediamo se qualcuno mi contatta. Vediamo il seguito, non escludo niente. Quindi comunque non esclude, ecco, appunto, di provare a candidarsi a sindaco. No, adesso non escludo un ulteriore impegno politico, adesso questo è tutto da vedere. Per il momento non c'è nulla. Federico Lega, Perfenza Web TV.